Carissimi, benvenuti al diario. Parliamo oggi di un tema che è nel nostro cuore, non tanto perché siamo dei convinti cristiani o cattolici, praticanti o meno, in quanto che è una questione talmente entusiasmante dal punto di vista giornalistico e appassionante dal punto di vista religioso, che ormai sono una decina d'anni che la trattiamo. Stiamo parlando della Madonna delle Ghiaie, del presunto miracolo della Madonna delle Ghiaie, o apparizione, anzi per essere più corretti. E allora vorremmo recuperare, anzi abbiamo recuperato due filmati con delle interviste importanti. La prima che mandiamo riguarda dei fedeli che raccontano, qualcuno è abbastanza anziano per cui si ricorda l'evento, e la seconda che poi lanceremo più tardi, che invece è proprio l'amica del cuore della Adelaide, che è la bambina che nel 1944 disse di aver visto la Madonna. Allora vediamo la prima testimonianza. Siamo nel 1944, nel maggio 1944, e qui, proprio in questo luogo, ci sono state le 13 apparizioni della Madonna e della Sacra Famiglia alla piccola Adelaide Roncalli. Quei giorni, che erano giorni di guerra, ci sono state, qui centinaia e centinaia di migliaia di persone. Pensate che gli ultimi giorni delle apparizioni, il ciclo è stato di 13 apparizioni. Gli ultimi giorni delle apparizioni, qui a Ghiaie di Bonate, si sono contate anche 400-500 mila persone in un giorno. Sono tantissime, vuol dire quasi 2 o 3 volte la città di Bergamo. Persone che sono venute anche non soltanto da Bergamasca, ma anche dal Piemonte, e da fuori provincia, anche da fuori regioni. E pensate, le difficoltà del trasporto a quei tempi, molti venuti a piedi. Ecco. Qui, la bambina si trovava proprio lì, dove cominciano i banchi. La bambina era, lì inginocchiata, lì c'era la pietra, e la Madonna è apparsa dove si vede nella cappella quel riquadro. È apparsa certi giorni la Madonna da sola, certi giorni, la sacra famiglia. Visto sì tutto. Mi dica, lei aveva? 10 anni. E da allora vivo sempre qua. Dall'Adelaide so tanto, Mi dica. perché quando ero una ragazzina io venivo giù assieme, capito? E poi suo fratello è diventato mio cognato. Allora, so tante. Cosa gli raccontava Adelaide? Adesso, a dire la verità, passate tanti anni, però quello che vedeva la Madonna, però che ne fai vessete qua e quelli di Bergamo, e Don Cortesi è tremendo. L'unico uomo che ha distrutto la Madonna delle Ghiaie ed è stato Don Cortesi. Basta, non dico più niente. Arrivando qui a Ghiaie di Bonate, avrete visto poi per la strada che non ci sono le insegne di un santuario, perché il santuario non c'è ancora. Qui c'è una cappelletta che è stata costruita subito nel 1944, perché queste apparizioni non sono state ancora approvate dalla Chiesa. C'è un decreto del 1948 che dice che non consta delle apparizioni. Non è un decreto negativo, è un decreto sospensivo. Grazie.
La signora ha seguito le trasmissioni che abbiamo fatto sulla Madonna delle Ghiaie? Sì, è. Sì? Sì. E quindi ci segue ancora? Sì. Senti una cosa, ma lei viene qui spesso? Tutti i giorni della mia vita. Sempre? Sempre, sì. È l'unico posto di osa e di pace che trovo in questo luogo. E un'opinione sul fatto che la curia non riconosca ancora pienamente? Ascolti, io sono, glielo dicevo a Luciano, io sono convinta che fino che ci sarà Adelaide in vita questa cosa non verrà riaperta. Si inizierà a valutare quando non ci sarà più Adelaide. Quando fanno le rievocazioni anche della fine della guerra del 25 aprile, si parla di tantissimi argomenti, questo non viene mai fuori, ma questo qui è un evento centrale comunque di quello che avvenne a Bergamo nel 44. C'è la figura di Monsignor Bonomelli, quel sacerdote bresciano, salvò Bergamo dai bombardamenti insieme all'aiuto di agenti segreti inglesi. Perché non si affronta questo argomento? È possibile che l'unico libro ha scritto uno storico bresciano e non bergamasco? Questo è molto importante. La figura anche Karlheinz Schuster, di Hitler, dell'SS, cioè qui veramente si giocò comunque una partita in quei due mesi. Vogliamo riaffrontarlo, vogliamo occuparci. È arrivato il momento opportuno per farlo. Me lo sono riguardato volentieri anch'io questo filmato di 3 anni fa, penso. Allora era ancora viva Adelaide e forse risentendo quella signora che diceva finché non muore Adelaide non ci sarà nessuna novità. In effetti abbiamo visto in queste settimane, in questi giorni che si sta muovendo qualcosa per dare più spazio a questo evento del 1944. E adesso citavo Luciano Ravasio, che parte con questo secondo intervento, dove presenta un po' l'argomento e poi intervistiamo addirittura l'amica del cuore di Adelaide, che fa vedere uno strumento che utilizzava per andare a prendere e portare i fiori. Vediamo. Arrivederci alla prossima volta. Adelaide viene a raccogliere i fiori per la Madonnina di casa, o Madonnina pitturata sulla porta della casa mia, come dicono i poeti, e vede un lumino nel cielo che si avvicina e questo lumino poi si concretizza nella Vergine Maria, una Madonna che parla in bergamasco, perché le dice Adelaide, iga mia pura, me è sola Madonna, e la invita a venire in questo luogo a pregare. Addirittura dice che la guerra sarebbe finita di lì a 2 mesi e usano questa profezia in modo, diciamo così, negativo nei confronti poi della veridicità dell'apparizione,
Però dice anche la Madonna che se gli uomini non si comportano bene, la guerra continuerà per altri 2 anni, durata un altro anno all'incirca. Antonietta nel 44, il 20 maggio, aveva 16 anni ed era in mezzo alla folla insieme ad altri fedeli. E cosa ha visto a un certo punto? A un certo punto il sole che saltava, tanto per dire, e tutti i volti delle persone, i colori uno diverso dall'altro, tutti i colori dell'arcobaleno, tanto per dire, anche i muri delle case, tutti uno colore diverso dall'altro, e tutti sono rimasti lì entusiasti a guardare sto sole, e tutti l'hanno visto così, non l'ho visto solo io, l'hanno visto tutti. E com'era il cielo? Era sereno come? Era sereno, e il sole era limpidissimo, però si vedeva, però un po' fatica, si vedevano più i colori che il sole, ecco. Però è stata una cosa grandissima per noi, però da allora io non l'ho più visto il sole, che già come Maies la Madonna, altro per dire. Però a quel momento là è stata una cosa, diciamo, tant'è vero che quando ho visto il film di Fatima a colori, che hanno fatto visto avere delle, mi è venuto un nodo alla gola perché mi è venuto in mente quel momento là. Cos'è questo? È il quadretto che c'è l'immagine della Madonna, e Adelaide il 13 maggio del 44 è andata a raccogliere i fiori per portare a questo quadretto, e da lì ha avuto inizio la prima apparizione, lei raccogliendo un fiore di Sambuco ha avuto inizio la prima apparizione, e questo è il quadretto originale. Allora, questo quadretto si trovava lì sulle scale, e naturalmente questo è l'originale che la signora Antonietta ha conservato, perché se l'avesse lasciato sulle scale sarebbe sparito. Allora, sulle scale adesso c'è una copia di questo quadretto. Allora, il quadretto era appeso lì sulle scale che salgono per andare nelle stanze. Avevano fatto un piccolo altarino e la cugina di Adelaide aveva chiesto alla bambina di andare a raccogliere dei fiori quel 13 maggio pomeriggio. E allora la bambina da qui parte con altre due amiche, con la carriola, e vanno in direzione della cappella, dove poi là, nel momento in cui staccherà un fiore di Sambuco, lei rimarrà in estasi per l'apparizione. Questa è la carriola che hanno utilizzato per andare a raccogliere i fiori. Allora Adelaide era andata con questa carriola sul luogo dell'apparizione.